è la tedesca Varfolomev, accompagnata sempre dall'allenatrice Julia Raskina. Dopodiché, dopo questo esercizio, saremo in grado di dirvi chi ha conquistato la medaglia d'oro. Vedremo se riuscirà a far meglio. A questo punto una sfida tutta tedesca. Assolutamente, della connazionale Kolosov, che ha questo, in questo momento guida la classifica provvisoria con il punteggio di 30 e 60, e lo vedete anche sul grande schermo in fondo. Bellissima. Contenta e soddisfatta? Assolutamente. Avrete sì. avuto modo anche di vedere la sua espressione, insomma, è un esercizio ben interpretato. Ricordiamo che comunque è una giovane ginnasta, classe 2006, quindi ha la sua prima esperienza senior. Sì, assolutamente. No, una bella interpretazione. Poi su questa ginnasta avete visto proprio la mimica facciale, l'espressività del viso, che era quello di cui vi parlavo prima, che è fondamentale. Quindi la cosa complicata cos'è? Dover fare un esercizio difficilissimo a livello tecnico, ma fondamentalmente non darlo a vedere. Cioè devi diventare un tutt'uno con la musica. E questo è, secondo me, il bello e l'artisticità di questo sport. Assolutamente sì, uno sport molto molto complicato da tantissimi punti di vista, complesso ma al tempo stesso spettacolare, emozionante, insomma è una forma d'arte a volte, mi verrebbe da dire. Assolutamente, è una forma di arte per me meravigliosa, poi per amor di Dio io sono di parte, però veramente per ogni movimento che vedete anche in questo momento a rallenti, banalmente un rotolamento sul corpo, ci vogliono anni per imparare a farlo bene. Seconda 30-60, ma pari merito con la connazionale, quindi credo che si guardi il punteggio dell'esecuzione. Esatto. Dunque podio tutto, medaglia d'oro per Margherita Kolosov e medaglia d'argento per Varfolomev. Io credo che questo sia veramente uno straordinario risultato storico per la ginnastica tedesca. Terza la slovena Vedneva Caterina con 29-45. Noi ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo qui a raccontarvi la prima delle due finali della squadra.